Immaginiamo quindi che gli abitanti dell'isoletta vogliano avere una crescita strutturale maggiore per potersi permettere i beni e i servizi della cittadina nord-europea. Devono quindi abbassare le loro preferenze temporali, cioè devono consumare meno nel presente e risparmiare di più. Ci vorrebbe comunque molto tempo prima che i nuovi risparmi generino una struttura produttiva e un valore economico adeguati, tali da permettere agli isolani di scambiare beni e servizi avanzati con quelli che vengono prodotti nella cittadina nord-europea. Vediamo comunque come, in un tempo sufficientemente lungo, il minor consumo e il maggior risparmio produce una crescita strutturale maggiore di quella spontanea. E perché tale crescita è sostenibile? Abbiamo detto che un abbassamento della preferenza temporale significa che i consumi presenti vengono ridotti e i risparmi vengono aumentati. Aumenta quindi la quantità di risorse economiche disponibili per gli investimenti. Il tasso di interesse tende a diminuire e il valore degli investimenti e dei beni capitali tenderà ad aumentare. La riduzione della domanda di beni di consumo e quindi anche dei prezzi di questi beni, in relazione a quelli dei fattori di produzione, renderà meno profittevole investire nei settori produttivi vicini al consumo. Invece, l'aumento della domanda di fattori di produzione, e quindi dei prezzi di questi fattori di produzione, renderà più profittevole investire nei settori produttivi lontani dal consumo, in un'ottica di più lungo termine, cosa resa possibile dai bassi tassi di interesse. Le risorse economiche investibili si sposteranno quindi dai settori più vicini al consumo, quindi vendita al dettaglio di ombrelloni per esempio, ai settori più lontani dal consumo, per esempio costruzione di macchinari. E lo stesso faranno i lavoratori. Il commesso che ha perso il lavoro perché il negozio di ombrelloni ha chiuso, per colpa della riduzione della domanda di beni di consumo e l'aumento dei prezzi di questi beni, potrà comunque trovare lavoro come addetto alle vendite in un'azienda che produce macchinari. Cioè viene reimpiegato nel settore produttivo lontano dal consumo. I salari nominali di coloro che lavorano nei settori lontani dal consumo non tenderanno ad aumentare, anche se c'è maggiore domanda di lavoro in questi settori, perché è contrappesata da una maggiore offerta di lavoro, quella liberata dai settori più vicini al consumo, cioè dal commesso che ha perso il lavoro nel negozio di ombrelloni e quindi offre il suo lavoro nei settori lontani dal consumo. Inoltre, la diminuzione nella domanda, di beni di consumo comporta anche la diminuzione dei prezzi dei beni di consumo e quindi in pratica un aumento dei salari reali, perché i beni di consumo adesso costano di meno, essendo meno richiesti. Questo è, in modo semplificato, il processo di crescita strutturale sana e sostenibile, in assenza di manipolazione monetaria del credito, che può fare lo Stato oppure una banca centrale e anche le banche commerciali, vedremo con la riserva frazionaria, e quando c'è in realtà un volontario aumento dei risparmi, quindi una crescita strutturale non artificiale, indotta da manipolazione monetaria del credito. Vedremo invece tra poco cosa accade quando entra in scena il crimine organizzato, cioè lo Stato oppure il sistema bancario, che rende artificiale la crescita perché va a manipolare la moneta e il credito.